vediamo. Eccolo, adesso ho iniziato. Ok, tolgo la schermata e ti lascio fare l'introduzione. Perfetto. Franco, vai pure. Oh, buongiorno, buonasera a tutti, benvenuti a questo webinar, come si usa dire oggigiorno, questo incontro virtuale con presentazione del libro Gli uccelli di tutto il mondo di Renato Massa, che accolgo con piacere in questa presentazione. Allora, mi fa piacere essere qua perché appunto con Renato abbiamo sviluppato in questi mesi della pandemia appunto questo volume che viene presentato ufficialmente in questo momento, che è un volume appunto dedicato agli uccelli di tutto il mondo ed è un volume. Come ho scritto all'interno della postfazione, un volume divulgativo, un volume che ha un'importanza, a mio parere, notevole perché tocca diversi punti. Un punto fondamentale è quello appunto classico di un museo di storia naturale, cioè promuovere la scienza, nella fattispecie la zoologia. E oltretutto, come diciamo ormai da tempo in un museo di storia naturale, è molto importante fare un discorso che riguarda la biodiversità in senso stretto e quindi anche e soprattutto la tassonomia. In questo volume, Renato, presenta, e ce lo dirà poi lui dopo, con particolare attenzione, gli aspetti più recenti della tassonomia, della sistematica degli uccelli. Io, confesso come ho già scritto appunto anche in questa noterella finale che di uccelli appunto non è che me ne intenda un granché ed è per questo che dopo la mia breve presentazione lascerò la parola al mio collega Luca Ghiraldi che condivide con me appunto l'attività al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Luca presenterà appunto le collezioni storiche, scientifiche e contemporanee del Museo di Scienze Naturali e darà quindi un incipit importante a questo discorso. Non ho tanto altro da dire se non appunto dare il benvenuto non solo a Renato ma anche a suo fratello Bruno che è un grande ornitologo e entomologo, professore all'Università di Palermo e che con Renato, poi correggetemi se dico una scempiaggine, comunque ovviamente ha condiviso non solo aspetti di vita, ma soprattutto di crescita naturalistica. Io ho letto alcuni dei racconti, dei romanzi, delle biografie che Renato ha scritto nel corso di questo tempo e ho visto come la passione per la natura si sia sviluppata all'interno del loro rapporto e quindi è molto molto bello che siano qua entrambi perché rappresentano una parte fondamentale della cultura zoologica naturalistica in Italia. Con Renato oltretutto mi sono trovato a leggere cose di natura già da molto tempo quando lui collaborava a suo tempo con la rivista Airone e poi successivamente con la rivista Silva, entrambe volute da Egidio Gavazzi, che è stato un grande editore scomparso di recente. E sulle pagine di Airone e di Silva io posso dire di essermi in qualche modo formato anche, di aver affinato la mia passione naturalistica ed è per questo che ho avuto un grande piacere quando ho trovato questo libro di Renato perché di fatto ha avuto una genesi molto particolare, questo libro che è stato realizzato appunto durante la famosa pandemia Covid-19, cioè nel senso che al contrario di quello che avviene normalmente, non si è passati da un libro cartaceo a un libro virtuale, ma di fatto è avvenuto proprio l'opposto, cioè nel senso che Renato aveva già realizzato una sorta
prima versione di questo libro in formato digitale, e io in quanto editor responsabile delle pubblicazioni scientifiche del museo ho riconosciuto in questa opera un qualcosa di importante, perché si trattava appunto di un'opera divulgativa e oltretutto un'opera che presentava molte immagini di uccelli in natura e soprattutto immagini free, cioè immagini date da amici ornitologi di Renato, amici fotografi, ma non solo, anche prese dal web. E quindi abbiamo lavorato insieme su questo volume che adesso viene presentato, che quindi ha avuto questo processo inverso dal web alla carta stampata. Il volume è appunto adesso ufficialmente una pubblicazione del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, è in vendita, e il volume lo vedete qua appunto, è in vendita a un prezzo simbolico di 20 euro e può essere acquistato direttamente dal Museo Regionale di Scienze Naturali mandando un'email a vendita@pubblicazioni.mrsn@regione.piemonte.it e i responsabili appunto di questo settore forniranno indicazioni su come acquistare il volume, che può essere sostanzialmente comprato inviando un bonifico bancario, comunque saranno poi fornite indicazioni direttamente da parte di chi si occupa della vendita. E io lascerei a questo punto la parola più fittante a Luca Ghiraldi, che presenterà le collezioni, e poi di converso Renato. Alla fine Bruno credo che potrà fare una sintesi di chiusura, e se ci sono delle domande ben volentieri risponderemo durante questo seminario virtuale. Grazie ancora e buon lavoro a tutti. Grazie. Allora, buongiorno, buonasera a tutti. Io sono Luca Ghiraldi, lavoro al museo con Franco, mi occupo delle collezioni ornitologiche e oggi presenterò brevemente quello che sono le collezioni che noi abbiamo in museo. La mia presentazione l'ho intitolata Quasi tutti gli uccelli del mondo, perché ovviamente in un museo neanche tanto grande come il nostro sarebbe abbastanza utopico riuscire ad avere le ormai 10.800 specie che sono riconosciute a livello tassonomico. Ma fondamentalmente il museo possiede due collezioni distinte, una collezione storica, diciamo che va dai primi dell'Ottocento fino all'anno della fondazione del Museo di Scienze Naturali, quindi il 1978, e una collezione più recente che diciamo che va dal 1978 e continua fino ai giorni nostri. Nella collezione storica abbiamo circa 21.000 esemplari, che non sono tantissimi se confrontati con quelli di altri musei, anche italiani, penso soltanto al Museo di Genova, ma è particolarmente ricca di biodiversità. Infatti sono rappresentate, in un calcolo abbastanza sommario, 200 famiglie in rappresentanza di circa 6.000 specie. Ricordiamo che le famiglie attuali sono circa 249, per cui abbiamo un buon 80% di famiglie rappresentate. Le specie invece, come dicevo prima, sono 10.800, noi ne abbiamo circa 6.000, quindi diciamo intorno al 55%. Nella collezione recente invece abbiamo più o meno 2.000 esemplari, sono una avifauna gran parte europea, diciamo olartica, quindi paleartica e neartica, e in più abbiamo una collezione interessante che dobbiamo ancora studiare, sono 200 esemplari che provengono dal Burundi, e poi abbiamo circa un 100 esemplari tra cacatue e pappagalli,
provenienti da una collezione acquistata appunto intorno agli anni 80. Diciamo che all'interno delle collezioni del museo abbiamo famiglie, come per esempio i baleni cipidi e gli opistocomidi, che sono rappresentati soltanto da una specie. In questo caso abbiamo presentato un esemplare di Baleniceps rex, ovvero becco scarpa. È un uccello particolare perché vive nelle zone umide, nella fascia tra Etiopia, Kenya, Tanzania, mentre tra gli opistocomidi abbiamo il famoso Wazin, un uccello particolare di cui la posizione tassonomica, poi magari ce lo diranno Bruno e Renato Massa, è particolarmente dibattuta, in quanto molto particolare, avendo un apparato digerente molto simile, anzi analogo, a quello dei ruminanti. Un uccello erbivoro, vive tra nei bacini lacustri dell'Orinoco, dell'Amazzonia, quindi in Sud America, e ha una camera all'interno dello stomaco per la fermentazione dei vegetali. E da qui il classico odore che emette quando ci si avvicina, che lo fanno soprannominare l'uccello fetente. Al contrario, abbiamo in collezione famiglie con un numero elevatissimo di specie. Tra i non passeriformi abbiamo per esempio i trochilidi, dove sono presenti a livello tassonomico 352 specie. Noi ovviamente non le abbiamo tutte, come non abbiamo tutte quelle dei tirannidi, che è una famiglia dove ci sono oltre 420 specie attualmente riconosciute. Comunque interessante, parlando della collezione, diciamo, ornitologica, e vedere come questa si è formata. Come dicevo, diciamo, la collezione ornitologica storica, che poi è la più importante del museo, parte dagli inizi dell'Ottocento e finisce più o meno nel 1978. Allora, guardiamo in questa cartina che ho preparato. Abbiamo fondamentalmente che in collezione sono presenti soprattutto esemplari provenienti dal Sud America, in particolare Ecuador, Brasile, ma anche Paraguay, Argentina, Colombia, Centro America, soprattutto Panama e Messico. Poi ovviamente nella zona europea abbiamo l'Italia, mentre particolarmente ricca la avifauna proveniente dalla zona del Corno d'Africa, quindi Somalia, Etiopia, Eritrea. È importante anche l'avifauna proveniente dalla zona dell'Oceania e dell'arcipelago della Sonda, quindi Indonesia, Papua Nuova Guinea e Australia. Ho messo delle foto di personaggi che hanno contribuito ad accrescere le collezioni del museo. Ho messo, diciamo, in basso il signore con la barba bianca formato seppia e Beccari. No, scusate, Orazio Antinori, che ha inviato a Torino gran parte delle collezioni provenienti dall'Etiopia. Di fianco il signore col cappello è Edoardo Beccari, che insieme al suo collega sulla destra con la barba nera è Luigi Maria D'Albertis, hanno contribuito alla crescita delle collezioni provenienti dall'Indonesia e dalla Papua Nuova Guinea. Sulla destra ancora abbiamo Alfredo Borelli. Alfredo Borelli è stato un grande viaggiatore, ha viaggiato in Argentina, nel Mato Grosso, in Bolivia, e ha contribuito a crescere le collezioni di uccelli sudamericani del museo, così come anche sulla destra Enrico Festa. Enrico Festa, grande viaggiatore, ha viaggiato in Ecuador, ma non soltanto, intorno agli anni 20 ha contribuito ad accrescere le collezioni di uccelli provenienti da Libia, Palestina, Siria e in parte Tunisia. Abbiamo poi Enrico Giglioli. Enrico Giglioli, insieme a Filippo De Filippi, è stato uno dei due naturalisti a bordo della pirocorvetta Magenta. In parte, diciamo, la spedizione scientifica vera e propria è stata finanziata dal Museo di Torino, pochi soldi per dire la verità, però al ritorno da questo viaggio, un viaggio che è durato 3 anni,
sono riusciti a riportare al Museo di Torino più di 1200 esemplari di uccelli, fondamentalmente da Sud America, diciamo zona del 40 parallelo sud, Australia, Cina, Hong Kong, insomma una fauna abbastanza variegata. E infine in alto a destra abbiamo Vittorio Emanuele II, che insieme a Eugenio Sella ha contribuito ad arricchire le collezioni di fauna italiana del museo. Diciamo che tra Vittorio Emanuele II e Eugenio Sella hanno inviato al Museo di Torino 1500 dei 2600 esemplari di specie italiane che attualmente sono di specie, di esemplari italiani che attualmente sono conservati. Ho messo sulla sinistra le due figure di personaggi a cui il museo diciamo ha comprato molti esemplari. In alto abbiamo Gustav Adolf Frank, un mercante di storia naturale di Amsterdam, che ha fornito al Museo di Torino un mucchio, una marea di uccelli anche interessanti da un punto di vista scientifico e anche da un punto di vista storico. E in basso abbiamo Jules Verroux, dei Magasin Verroux di Parigi, anche loro mercanti di storia naturale, di cui il museo apparecchi esemplari. Nella prossima diapositiva invece voglio far vedere un po' qual è stato l'andamento dell'arricchimento delle collezioni all'interno del museo. Ho diviso questo grafico per periodi storici, ovvero i periodi dei vari direttori che si sono succeduti all'interno del Regio Museo Zoologico prima e del Museo Zoologico dopo. Diciamo che la collezione, il nucleo storico, parte con Franco De Bonelli, primo direttore del museo e diciamo fondatore del museo, perché prima dell'avvento di Bonelli abbiamo soltanto 6 esemplari ancora conservati al Museo di Torino. Con Bonelli iniziano ad arrivare i primi esemplari, fondamentalmente dai territori del Regno di Sardegna, ma soprattutto incominciano i primi scambi grazie ai viaggi di Bonelli a Parigi, a Londra, dove partecipa alla famosa e importantissima asta di Bullock, e soprattutto gli scambi con Jacob Temminck del Museo di Leiden. E grazie agli arrivi dall'America, tra cui lo vedremo dopo, le colombre migratrici ormai estinte, grazie al console Gaspare De Abate. A Bonelli segue Genet. Con Genet cominciano ad arrivare i primi uccelli, chiamiamoli così, i primi uccelli esotici, grazie per esempio a personaggi come Edward Ruppel le sue raccolte in Africa, e le collezioni continuano ad accrescersi. Ma successivamente alla morte di Genet e con Filippo De Filippi e successivamente dopo la sua morte avvenuta ad Hong Kong con Michele Lessona, che si può dire che avviene il salto di qualità del museo, salto di qualità che avviene grazie soprattutto al personaggio sulla destra in grande, che è Tommaso Salvadori, forse uno dei il più grande ornitologo italiano e sicuramente uno dei più importanti al mondo. Diciamo che con Tommaso Salvadori sotto il direttorato di De Filippi e di Lessona si passa da quello che sono più o meno 6.000 uccelli a circa 20.000 uccelli presenti in collezione. Dopo Michele Lessona prosegue l'incremento delle collezioni, anche se in misura minore, grazie a Lorenzo Camerano, a cui ovviamente dopo la sua morte comincia un declino che quasi definirei inarrestabile, nel senso che con Daniele Rosa, che comunque durerà soltanto 2 anni, e a seguire il professor Corti e il professor Arcangeli, praticamente gli ingressi degli uccelli in museo si azzerano. Arriviamo al 1979, poi ci sarà la fondazione del Museo di Scienze Naturali di Torino. Avremmo un inizio scoppiettante con acquisti di collezioni
che porteranno, diciamo, 2.000-2.500 esemplari ancora all'interno della collezione, però diciamo che fondamentalmente da metà degli anni 80, diciamo inizi degli anni 90, fino ad oggi, almeno per quanto riguarda la collezione degli uccelli, gli ingressi si sono praticamente azzerati, e questo non è assolutamente una buona cosa, anche perché un museo di storia naturale ha tra le sue mission l'incremento delle collezioni zoologiche. Purtroppo il regolamento del museo, come era stato pensato allora, non prevede la figura di un tassidermista all'interno del personale, lo staff, per cui ogni volta che bisogna preparare un uccello bisogna rivolgersi all'esterno, e con la mancanza di fondi attuale diventa praticamente impossibile. Nella prossima diapositiva però voglio rimarcare che comunque una collezione di 21.000 esemplari, molto, molto ricca dal punto di vista della biodiversità e anche molto importante dal punto di vista scientifico, sono presenti in collezione oltre 400 esemplari tipici, di cui 253 solo descritti da Tommaso Salvadori. È evidente che di questi 404 esemplari non tutti sono ancora validi, però tra quelli più importanti ne ho scelto qualcuno, per esempio l'Aquila del Bonelli, raccolta dalla Marmora in Sardegna, spedita a Bonelli, il quale la spedì a sua volta a Vieillot, a Parigi, e da cui ormai l'Aquila del Bonelli, il nome scientifico è Aquila fasciata, però uno degli esemplari tipici, uno dei sintipi si trova a Torino. Come si trovano a Torino l'esemplare ormai famoso in tutto il mondo della Pterodroma magenta, raccolto durante il viaggio della pirocorvetta magenta, il Pseudogyps africanus, la Microurea craveri, appunto raccolta dall'avvocato Craveri nel suo viaggio in Messico, poi tutta una serie di sintipi che condividiamo anche con il Museo di Genova, in quanto raccolti da personaggi come D'Alberti, Sbeccari, Bruin, Loria, Fea, insomma tutta una serie di esemplari studiati da Salvadori, e i cui poi come compenso richiede in cambio delle copie degli esemplari più rappresentativi. Altro punto fondamentale della collezione di Torino sono gli esemplari estinti. Abbiamo fatto una pubblicazione recente nel 2000, abbiamo utilizzato dei criteri. In realtà gli uccelli a rischio estinzione sono 259 specie presenti in museo, per cui però soltanto 36 sono a fortissimo rischio di estinzione. Ho portato qui alcune immagini appunto per far vedere l'importanza dell'acquisto di collezione. Abbiamo le due uia, le Pterolocia putirostris, arrivate dalla Nuova Zelanda nel 1847 grazie a Gustav Frank di Amsterdam. Abbiamo una Pinguinus impennis, l'Alcimpenna, forse uno degli ultimi esemplari catturati, anzi raccolti nell'isola di Eldey nel 1831, avuto dal Museo di Torino grazie a Heinrich Vogt, un mercante di storia naturale tedesco, le due colombe migratrici spedite a Torino dal console De Abate nel 1923, il parrocchetto della Carolina, uno degli esemplari donati dal Museo di Londra, in questo particolare caso da Osbert Salvin a Tommaso Salvadori, per ringraziarlo della sua opera di redazione di tre volumi, ben tre volumi dei cataloghi degli uccelli del Museo di Londra. E poi tra gli uccelli in pericolo di estinzione abbiamo tutta una serie di chiurlottelli provenienti dal Piemonte, uccello praticamente invisibile ormai dal 2001, ultima segnalazione in Ungheria. Abbiamo un pappagallo cenerino recentemente entrato nelle liste CITES. Abbiamo il famoso cagù della Nuova Caledonia, lo Strigops abroptila, pappagallo non volatore notturno della Nuova Guinea, come anche il kiwi, che non è un pappagallo, è un ratite proveniente dall'Australia, questo è un Apteryx australis,
E infine ho voluto mettere il bucero dell'Elmo, cacciato attualmente, si trova in Borneo, cacciato attualmente al posto delle, diciamo, in sostituzione dei rinoceronti, in quanto all'interno del suo casco è presente avorio. Insomma, per concludere voglio soltanto ricordare che una collezione scientifica, grande o piccola che sia, oltre a rappresentare un patrimonio biologico di inestimabile valore e soprattutto condiviso, rappresenta un'occasione formidabile per verificare i cambiamenti morfologici, ma anche molecolari, diciamo a livello di DNA mitocondriale degli esemplari. Purtroppo il Museo di Torino non possiede delle serie come per esempio il Museo di Firenze, ha puntato soprattutto su avere tante specie presenti in collezione, però è chiaro che per fare studi di tipo morfologico comparativo, comunque biomolecolare comparativo, ci si deve appoggiare, come si fa di solito, anche ad altri musei, in modo da avere una collezione importante, statisticamente significativa da studiare. Voglio sottolineare appunto l'interesse storico della collezione del Museo di Torino, soprattutto per gli esemplari provenienti dall'Australia e dalla Nuova Zelanda. Probabilmente sono alcuni tra i primissimi esemplari arrivati in Europa, e poi ovviamente il formidabile valore didattico che può avere una collezione di questo genere. Si può spaziare su qualunque famiglia, ci si può focalizzare su uccelli di una particolare area geografica. Insomma, una formidabile opportunità che meriterebbe di essere valorizzata, cosa che purtroppo non sempre avviene, soprattutto di questi tempi. Basti pensare che il nostro museo ormai è chiuso da 8 anni, e quindi il pubblico, perlomeno quelli interessati, non possono accedere a visitare, perlomeno, perché accedere per studi si può, non possono visitare questo ricco patrimonio. Io ho concluso, vi ringrazio e buona continuazione con il professor Massa. Grazie mille. Allora, se avete appunto delle domande da fare poi a Luca, lo potete segnalare sulla nostra chat, tanto che il signor Massa, eccolo. Forse ha qualche problema di connessione. Intanto posso. Ecco. Forse Massa l'audio disattivato. Vediamo se... No, forse è attivo. Adesso dovrebbe essere attivo. Sì. Però non si sente, infatti. Forse dovrebbe disattivare il video. Provi a disattivare il video, così avrà più potenza sulla comunicazione. Grazie mille per il consiglio. In effetti. Vediamo. Io non ho un problema di connessione. Aspettavo che... Benissimo. No, l'ho riattivato. Invitato a parlare. Perfetto. Non si adesso sente, sì, granché, adesso non si sente niente. Ok, grazie.
Come si sente adesso? Va meglio? Sì. Non so se va meglio. Allora io volevo può andare. Questa storia, questo libro, adesso si sente, mi dice Franco. Benissimo, allora raccontiamo un po' la storia di... Questo libro nasce nel 1993, quando avevamo fatto una lista degli uccelli, dei nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Questa avevamo fatta per far conoscere la nuova classificazione degli uccelli fatta su basi genetiche dall'americano Sibley. E questa lista fu accolta con curiosità, con un certo scetticismo. In effetti Sibley aveva usato sicuramente il problema della classificazione degli uccelli, che non è così immediata e così facile come quella di altri gruppi, perché spesso la morfologia può essere una guida ingannevole, perché non si sa quando si parla di omologie, quando sono semplicemente delle analogie. E allora, e ad ogni modo, non voglio addentrarmi a lungo in questa questione, voglio dire che esisteva questa nostra lista dal 1993, che poi fu ristampata in vario modo. All'inizio della pandemia, ci siamo trovati chiusi dentro e a un certo momento mi ricordo in un colloquio con mia moglie parlavo delle cose che stavo scrivendo, che avevo voglia di scrivere, e lei mi disse: ma non dovresti rifare la tua lista degli uccelli di tutto il mondo? Ah, dico, è impossibile, le dissi, perché ormai dopo Sibley, adesso le ultime ricerche genetiche fatte con metodi molto più avanzati, che ormai sono fatte con sulla base non di analogie di studi di sequenze vere e proprie, e non ce la faccio, perché hanno cambiato talmente tanto che è un lavoro pazzesco. Ah, dico, però un lavoro pazzesco che devi fare, perché ormai ti sei preso la responsabilità. Dice: no, perché la responsabilità era del 93, non lo faccio più. Insomma, la faccio breve, alla fine mi convinse, e così intrapresi questo lavoro. E come mentre rifacevo la lista, mi venne in mente che man mano di fare dei brevissimi capitoli di presentazione dei gruppi, degli ordini, delle famiglie, non un libro divulgativo, vero, ma divulgativo soprattutto della nuova sistematica, perché non era difficile poter parlare in uno spazio così breve, anche solo brevemente, di così tante specie. Però un'idea sulla diversità degli uccelli, questa si poteva avere. E quindi questo fu il concetto su cui ho lavorato, da un lato producendo la nuova lista, dall'altro separando queste le introduzioni alle famiglie e agli ordini e le fotografie e le immagini in un libro separato, un libro diverso, che mentre la lista era indirizzata soprattutto ai naturalisti professionisti, questo libro è indirizzato al grande pubblico per dare un'idea della grande diversità
degli uccelli e della spesso sorprendente classificazione della tassonomia, che può sorprendere perché la genetica può rivelare delle affinità che a prima vista non si riescono a vedere tanto bene. E quindi ecco questa l'origine del libro. Giustamente vi ha già raccontato Franco Andreone che una volta che si è arrivati a una bozza, lui mi disse: ah, perché non ne facciamo un libro del museo? Io ne ebbi un grande piacere. Poi, poi con lui divenne un lavoro molto impegnativo, perché io non sono una persona molto precisa. Questo tutti quanti sanno che quando che non possono, che su di me non si può contare per avere un lavoro fatto in grande dettaglio. Invece su Franco Andreone sì, e quindi fu una interazione particolarmente fruttuosa, perché mi servì per migliorare moltissimo da molti punti di vista questo testo, poi soprattutto le fotografie. E poi le fotografie io in parte le avevo delle mie, grazie poi a tre recenti viaggi fatti, uno in America, uno in Africa e uno in Australia, che mi avevano prodotto alcune immagini fresche, nuove, di fauna di queste parti del mondo. E invece oltre alle fotografie ci fu la possibilità delle immagini offerte dall'amico Nikiforos, che Giovanni Nikiforos, pittore straordinario e anche personaggio multiforme, che avevamo invitato questa sera e che non si è voluto presentare perché è una persona esageratamente modesta, ha arricchito il libro con queste sue grandi tavole, che veramente di cui lo voglio ringraziare. Voglio anche ringraziare i fotografi, alcuni fotografi veramente bravissimi, molto più bravi di me, tipo la Margitta Thoman, il Massimo Biondi o ancora altri di cui potete vedere le immagini scorrendo il libro. Suggerirei una cosa, ecco, suggerirei di accelerare un po' la presentazione. Ecco, adesso vanno anche molto veloci perché sono fermate un po' tanto sulle prime. Ecco, qui vedete alcune delle immagini del libro, qui delle gru coronate, poi umbrette, e poi ancora un gruppo di uccelli su un lago ugandese, e guardate sullo sfondo vecchi cesoia. E normalissimo pavone e così via. La gallinella d'acqua in una vasca di Firenze. Ecco, c'è molti uccelli si stanno urbanizzando e rendono più facile lo scatto di foto. E non mi pare che non la vorrei fare tanto lunga, perché secondo me non c'è
più volentieri rispondo a domande, non la vorrei fare tanto lunga perché in fondo le cose essenziali ve le ho dette. E qui c'è la lucertola che è un'intrusa, ma neanche troppo, in fondo ai conti. Eccomi qua, sono io un po' di anni fa col passero solitario. Ecco, a proposito del passero solitario, voglio ringraziare Natalino Fennec. Il passero solitario è l'uccello nazionale di Malta e Natalino Fennec è un personaggio di Malta rilevante e inoltre anche un grande fotografo di uccelli. E ho voluto fare un omaggio speciale a lui con la sua, con la copertina del suo passero solitario e il beh, qui abbiamo anche il codirossone che è l'unico altro uccello europeo del genere monticola. Non credo di avere tanto altro da dire. Qui abbiamo una e mi fermerei qui e lascerei la parola a mio fratello, lasciando invece più spazio per le domande che spero ci siano. Grazie. Questa è una Cesena. Prego. Cesena, Tordo Bottaccio. Pettirosso, Cinciarella. Non è che le cinciarelle normalmente vengano in mano così. Allocco. Un po' di uccelli americani, vittero dalle ali rosse. Ecco qui ancora uccelli americani fotografati a suo tempo nel Parco Nazionale del Colorado. Questa è una ghiandaia messicana. E questo dopo la ghiandaia messicana è un amazzone che si trova fuori posto, perché erano questi amazzoni in California, precisamente nella città di Los Angeles, dove si sono insediati. Cioè adesso questo è un caso in cui una specie introdotta non credo che provochi particolari danni, però quello delle specie introdotte è un capitolo particolare che è spesso delicato, perché è possibile che invece non sia così. Qui è una grande pittrice di uccelli ancora, della quale io chiedo scusa, ma non ricordo il nome in questo momento, che è stata così gentile da lasciarci in uso gratuito alcune immagini. Bene, io la ringrazio e se il professor Massa vuole aggiungere ancora qualcosa alla presentazione di Renato, siamo a disposizione, prego. Mi sentite? Professor Bruno Massa. Professor sì. Bruno Massa, sì, prego. Sì, perché siamo in due. Mi sentite? Allora, io intanto vi ringrazio per avermi invitato, ringrazio Renato per avermi dato anche questa opportunità e vorrei cominciare proprio dal passero solitario, perché io devo dire che secondo me
Renato ha voluto fare un omaggio a se stesso con il passero solitario, perché è l'uccello che lo rappresenta. Io da quando ero bambino ho sempre visto Renato con disegni, fotografie di passeri solitari allevati da pulcini. Insomma, la passione di Renato per il passero solitario è unica. Quindi non mi potevo aspettare altro che in copertina ci fosse un passero solitario in un libro di Renato. Quindi cominciamo da qui, mettiamo diciamo al posto giusto le cose. E io con Renato, ovviamente, dato il grado di parentela molto stretto, ho vissuto gran parte della vita, sempre in stretto contatto, anche se abbiamo vissuto in città diverse, perché lui ha vissuto a Milano, io a Palermo. Però siamo stati sempre in contatto, perché siamo affetti purtroppo da una malattia, la biofilia. Ed è, secondo me, come diceva Wilson, è quasi una malattia. Io sono convinto che è collegata a un gene recessivo, però ci sono delle persone che hanno una continua passione per la natura e si fanno continuamente domande su che cosa fanno gli animali, cosa fanno le piante, che relazioni hanno fra di loro. E questa cosa è una cosa veramente particolare. Noi siamo quattro fratelli, su quattro fratelli solo due hanno avuto questa enorme passione. È possibile anche che io l'abbia avuta perché sono stato imprintato, tra virgolette, da Renato, ma non sono convinto di questa cosa, secondo me è nei geni. E noi due abbiamo avuto questa passione parallela che abbiamo sviluppato in luoghi e in posti, in luoghi diversi, con modalità differenti, facendo carriere universitarie parallele. Lui a Milano e io a Palermo. Cosa mi è piaciuto di questo libro? Di questo libro mi è piaciuto in modo particolare il fatto che è aperto a tutti, è un libro divulgativo, ma al tempo stesso rigorosamente scientifico, perché dà delle informazioni aggiornate sulla sistematica, che è cambiata totalmente, negli ultimi anni anche i nomi degli uccelli sono cambiati in modo precipitoso. C'è stato un momento in cui tutti i gabbiani avevano cambiato genere, la maggior parte, insomma, dei gabbiani non si chiamavano più Larus, ma Croicocephalus. Io ero rabbrividito, non sapevo che nomi utilizzare nelle liste che andavamo facendo. Finalmente, ora, in tempi recenti, sono tornati tutti nei Larus. Però, ora, molti uccelli hanno cambiato famiglie. Noi, i pettirossi, per esempio, pensavamo che fossero dei turdidi, adesso sono muscicapidi. Io non voglio criticare queste scelte perché non sono all'altezza. Evidentemente sono state scelte dettate da analisi soprattutto genetiche. Però questo ha scombussolato molto le nostre teste, soprattutto di noi anziani ornitologi che lavoriamo molto con delle liste secondo un certo ordine. Abbiamo dovuto cambiare l'ordine. Forse a un certo punto sarebbe meglio utilizzare l'ordine alfabetico e non pensarci più. Però, tornando al libro, il libro ha proprio questo pregio, che non c'è una pagina che sia solo di scritto. Tutte le pagine hanno delle belle immagini, fotografie eccellenti, anche perché oggi con il sistema delle macchine fotografiche ti consente di fare scatti e di avere immediatamente il risultato. Tavole di Giovanni, con un cognome difficilissimo che penso sia greco, che è bravissimo, magari sarà timido, ma è bravo, è veramente bravo questo disegnatore. E poi
l'ordine sistematico che purtroppo è l'ordine sistematico moderno, dico purtroppo perché molti non ci si raccapezzeranno, però alla fine si scopre, insomma, se uno va a cercare, c'è un, fortunatamente, l'indice, e se cercate una specie o comunque un gruppo di specie lo trovate. Questo libro, come ha detto Renato, è nato da una coraggiosa decisione che fece originariamente, se non ricordo male, con Carlo Violani e con Luciana Bottoni. Luciana Bottoni, esatto, che purtroppo oggi non c'è più, che era la lista in italiano degli uccelli del mondo, che io utilizzo regolarmente quando devo dare un nome italiano a una specie esotica. Vado a vedere la lista che è stata pubblicata, è un libretto di colore rosso che io tengo sempre pronto per andarlo a consultare. Ed era fatto molto bene, devo dire, è stato veramente un lavoro originale. Quindi ha ripreso quello e stavolta l'ha fatto da solo, perché a questo punto lo poteva fare benissimo da solo, in modo più divulgativo. Non è più una lista arida senza immagini, ma è arricchita da tantissime immagini. Vorrei dire anche due parole sul Museo di Torino, perché è stato coraggioso Franco Andreone a prendersi in carico la stesura e la pubblicazione di questo libro, che è, secondo me, un libro che meriterà sicuramente, sarà sicuramente divulgato, e soprattutto se viene divulgato ne saranno vendute molte copie. Ma il Museo di Torino è un museo antico, è un museo che ha una quantità di materiali incredibili, purtroppo è chiuso al pubblico da 8-10 anni a causa di un'esplosione assurda, però è inammissibile che in tanti anni non si sia trovata una soluzione, la regione, perché è un museo regionale, non abbia trovato una soluzione per riprendere le attività per il pubblico e soprattutto consentire agli studiosi di andare lì a trascorrere del tempo e studiare comodamente gli animali conservati. Il museo ha due finalità. Uno è quello di preservare gli animali custoditi a lungo termine, e l'altro è quello di divulgare attraverso la visita alle persone nel museo, di mostrare, di divulgare le attività e soprattutto la scienza. Quindi grazie Franco per aver fatto per aver realizzato questa edizione, e grazie Renato per aver avuto questo pensiero ornitologico. Non so se qualcuno vuole fare delle domande, poi io comunque sono qui con voi e vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie mille, quindi io appunto consiglio a tutte le persone, intanto leggeremo le domande già fatte, Chiara se vuole iniziare a appunto esporre le domande ai nostri relatori, in modo che così possiamo iniziare e gli altri possono continuare sulla messaggistica a fare i propri quesiti. Allora, sì, dunque, la prima è di Allegra, che dice: buongiorno professore, ho studiato con lei etologia nel 93 a Milano e possiedo infatti la prima lista. Volevo sapere quale cambiamento sistematico l'ha colpita di più. Beh, mi ha colpito il complesso dei cambiamenti. E quello che mi ha colpito è stato soprattutto questo, che mentre il passaggio dalla sistematica tradizionale a quella di Sibley, io
ho avuto fede in Sibley, però non riuscivo bene a comprendere alcune scelte. Mi sembravano strane ripeto, ho avuto fede, soprattutto fede, ma la maggior parte dei colleghi questa fede non l'ha avuta. E in fin dei conti forse non avevano tutti i torti, perché la revisione fatta successivamente con il metodo molto, molto più sicuro delle sequenze, che danno le affinità con certezza, perché alla fine le sequenze rappresentano una specie di morfologia, micromorfologia sulla quale non si può sbagliare. L'ultima che non attribuisco un nome particolare, perché hanno contribuito molti autori, e c'è stato infatti un lavoro pubblicato nel 2015, mi pare, che aveva decine di firme, e sulla base di questo lavoro è stata prodotta la nuova sistematica. Ma la nuova sistematica, anche a un vecchio ornitologo, per modo di dire, perché io sono un ornitologo, dico sempre che sono più un biologo che studia gli uccelli piuttosto che un ornitologo tradizionale, per tante piccole cose di differenza. Era molto più convincente. Alcune nuove affinità risultano abbastanza intuitive, e uno si domanda come mai non ci si è pensato prima. Ad alcune si era pensato anche prima, per esempio gli avvoltoi del Nuovo Mondo sono più vicini alle cicogne piuttosto che a quelli del Vecchio Mondo, però quello che aveva fatto Sibley di ficcarli nella stessa famiglia con le cicogne era troppo, e invece adesso sono stati separati, messi a voltoio del Nuovo Mondo, a voltoio del Vecchio Mondo, cicogne, formano tre gruppi separati. Penso che è stato un grande passo avanti, e io le consiglio di prendere la nuova lista che è in vendita cioè oltre al libro illustrato c'è la lista nuova in vendita su Amazon per meno di 10 euro. Abbiamo cercato di metterla al minimo prezzo possibile, come anche il libro illustrato, del quale ringrazio il museo per questa scelta di venderla a 20 euro, che è anche un affare librario. Ecco, grazie. Altre domande? Sì, c'è Nuora che chiede, fa una domanda specifica sull'argomento. Da quanto compreso, dice, il libro è incentrato principalmente sulla sistematica. Rispetto alle caratteristiche anatomiche e comportamentali comuni a tutti gli uccelli, viene fatta un'introduzione ed eventualmente cosa potreste consigliare per l'approfondimento di questi aspetti? Difficile da dire, perché sugli uccelli esistono ormai numeri enormi di veramente non so più quanti. Io ho appena comprato un volume che è una nuova guida degli uccelli d'Europa a cura di Svensson e di altri, che è molto curata, molto veramente ben curata, e d'altra parte stanno uscendo una serie di guide naturalistiche che da ragazzi noi avremmo solo sognato che potessero esistere. C'è un'ampia scelta che
sulla quale non è impossibile addentrarsi. Se vuoi dire qualcosa, Bruno. Intanto chi ha posto le domande ringrazia. Al momento nessun altro ha puntato quesiti. Bene. Allora forse la palla deve tornare a Franco. Sì, direi che nessun altro si fa avanti, quindi se lasciamo la parola a Franco o a Bruno. Ah, ok. Potresti, scusate, intanto si è aggiunta, potresti indicare l'indirizzo email al quale richiedere il libro? Sì, ha lasciato prima, Franco ha lasciato prima un indirizzo a cui richiedere, quindi se magari riesce a segnalarlo in chat per tutti gli interessati. Quello lo segnaleremo. Sì, grazie. E c'è un'ultima domanda di Nur che dice: essendo anche frequentante del corso di scienze biologiche, mi piacerebbe sapere se esiste un particolare percorso previsto per un'eventuale specializzazione in ornitologia. Bruno, vuoi rispondere tu? Com'era la domanda? Volevo sapere se c'è una specializzazione in ornitologia. Esatto, sì. Sì. In realtà so che ci sono delle università in cui l'ornitologia è una materia importante che viene insegnata e ci sono tesi spesso che hanno come argomento l'ornitologia, a parte Milano anche Pavia e mi risulta anche Palermo, dove c'è un nuovo corso di laurea magistrale a carattere più etologico. Poi non mi pare che ci siano, ora può essere che mi sfugge qualche università, però insomma per fare l'ornitologo prima di tutto forse ci vuole una grande passione, ecco, chi ha la passione riesce a trovare poi il modo di specializzarsi, può essere. Io, sai cosa, ricordo che all'inizio, quando cominciai a fare i primi lavori sugli uccelli, ero addirittura in un istituto di farmacologia e qualcuno mi incontrava e mi diceva: ecco, Renato Massa, la farmacologia degli uccelli. E dicevo, boh, le cose non stanno esattamente così, però vabbè, se volete, pensate come volete. Sì, lo so, anche io quando ho cominciato mi dicevano ma lasciali perdere gli uccelli, devi studiare possibilmente animali marini oppure organismi piccoli, invertebrati. Io ho fatto anche l'entomologo, ma non l'ho fatto perché me l'avevano chiesto, l'ho fatto perché avevo pure passione per gli insetti, ma quella è un'altra storia. Sì, insomma, uno deve seguire le proprie inclinazioni, le proprie passioni. E spesso loro lo portano dove uno non si aspetta che lo possano portare, come se fossero dei droni. Sì,
Sì, io credo che ha poco importanza l'università in cui uno studia, quanto invece magari il singolo docente che riesce ad aprire un contatto con il discente, con lo studente, in maniera tale da potergli dare dei suggerimenti in generale, non di vita, ma proprio di studio e di avvicinamento agli interessi che lo appassionano. Grazie mille. Mi sembra che Franco di nuovo in linea. Ecco, se vuole ancora Franco aggiungere e chiudere il momento, prego. Sì, c'è solo un'ultimissima domanda che va giusto nella direzione della conclusione, che è la domanda imprescindibile. Quando riaprirà il Museo di Torino? Chi lo sa? Franco, devi attivare il microfono. Ok, scusate. Mi sembra che appunto la connessione stia saltando e quindi non riesco a dare una risposta precisa, o perlomeno non la voglio dare, cioè nel senso che noi siamo qua a raccontare le storie di biologia, di scienze, di musei, però purtroppo andare a dare un'indicazione precisa su quando riaprirà il Museo di Torino è abbastanza difficile. Speriamo che sia una cosa a breve, ce lo dicono ormai da anni, ma siamo molto più vicini all'apertura adesso. Credo di non dire una scempiaggine se prevedo che l'apertura avverrà nel corso del prossimo anno. Ci sono diversi problemi di carattere strutturale dell'edificio che hanno impedito purtroppo di accelerare questa apertura. Purtroppo quando si mette un museo come il nostro all'interno di un edificio storico, il San Giovanni Vecchio, dove noi siamo, un edificio del 1600, è molto complicato riuscire a fare ripartire il tutto. Probabilmente col senno di poi sarebbe stato meglio nel 1978 pensare di aprire il museo in una location totalmente nuova, come ha fatto il Museo di Trento con il Muse. Invece siamo in questo bellissimo edificio che purtroppo ha delle problematiche strutturali, come dicevo prima, e quindi è un po' complicato. Speriamo di riaprirlo nel 2022 e vi terremo sicuramente informati. Posso aggiungere io che se fosse stato un museo di arte o un museo egizio si sarebbe aperto nell'arco di 6 mesi. Purtroppo sì, è proprio vero questo, che sì, purtroppo il discorso dei musei, Bruno e Renato lo sanno bene perché con loro mi sono speso più volte a raccontare e a discutere, è un discorso molto, molto complicato. In Italia noi patiamo questa, diciamo, eterogeneità delle culture, quindi abbiamo chiaramente un grande impatto per quanto riguarda l'arte e le lettere, per quanto riguarda le scienze naturali, su cui abbiamo dato tanto con i nostri musei naturalisti del passato, ci troviamo un po' in difficoltà. Speriamo che con queste transizioni ecologiche, queste transizioni di vario tipo, andiamo verso il meglio. Speriamolo, vedremo nei prossimi anni, perché comunque un museo di storia naturale, come diciamo più volte, è un'istituzione super importante, perché non solo fa scoprire e descrivere nuove specie, nuove faune, non solo le divulga, ma deve anche conservarle. Questa è la nuova mission che riguarda appunto i musei di storia naturale ed è imprescindibile. Ma la nostra è una mentalità umanistica e abbiamo poche speranze che sia rispettata anche la parte più naturalistica dei nostri, certo, musei.
E Renato, guarda che c'è una domanda di Noor Saran. Sì. Che chiede a proposito delle calopsita, vuole sapere quanto sono sviluppati l'olfatto e la vista in questi uccelli. Questa è una domanda molto specifica alla quale non so rispondere. Però lei infatti lo dice che è una domanda specifica. Magari vi sentite via mail. Sì. Sì, e pappagalli, cioè, in generale? Certamente in genere la vista è sviluppata più dell'olfatto negli uccelli in generale, poi più di questo non saprei dirle così. E volevo dire una cosa però veramente che purtroppo anche la cultura umanistica è da quattro soldi, questa che poi, perché se almeno fosse una cultura umanistica profonda, uno direbbe pazienza, aspetto, mi prendo la mia piccola parte, ma certo a volte gli vengono i nervi perché dire, siamo messi da parte per via di una cultura umanistica che spesso è da quattro soldi. E lo vedi, il Presidente della Repubblica interviene per salvaguardare il paesaggio, che è derivato dall'uomo, ma non per salvaguardare la natura, che è una cosa ben diversa dal paesaggio. Sì, comunque, sì, vabbè, noi siamo in Italia e questo ci meritiamo. Va bene, io a questo punto... A noi no, noi no. Abbiamo fatto... Non siamo in Italia. Vabbè, caliamo un pietoso velo e basta adesso. Va Franco, bene, penso... allora credo che possiamo salutare tutti. Ciao Carla! Sì, allora grazie a tutti quanti, direi è stato un momento interessante. Invito sempre appunto tutti quanti a rimanere sintonizzati sulle nostre iniziative. Chi fosse interessato a acquistare il libro può contattare appunto Vendite Pubblicazioni, appunto mrsn@regione.piemonte.it o comunque può andare sul sito web del museo e troverà tutte le iniziative che attualmente stiamo portando avanti. E speriamo appunto che riusciremo a vederci quanto prima di persona con Bruno e con Renato e continuare con queste iniziative che comunque ci fanno piacere, insomma. In quanto naturalisti continueremo, come diceva appunto prima Bruno, a portare avanti questa nostra passione che è la cosiddetta biofilia. Grazie a tutti, grazie anche a Luca, grazie a Giovanni che ha redatto le tavole bellissime del libro, però non ha potuto venire, ma speriamo di incontrare anche lui quanto prima. Grazie. A presto e buona serata. Buona serata e grazie anche a te, a tutti quanti. Buona serata.